E ancora il 1918. Qui però si tratta di un evento particolarmente importante. Il 24 di settembre del 1918, il comandante del 29 Corpo d'Armata italiano decide che gli italiani, i militari italiani debbano giocare a baseball. Da quindi ordine ad un reggimento di eh, arditi di inviare 18 uomini presso il distaccamento americano di Valeggio sul Mincio in quanto quel reggimento aveva dichiarato la sua disponibilità ad insegnare il baseball alle truppe italiane. A dire la verità non si sa come siano andate a finire le cose, anche perché di lì a 40 giorni finiva la guerra e quindi probabilmente non se ne fece nulla. Però c'è una cosa molto interessante, in un libro intitolato Il ritorno dei mariti di uh, Ulrico Arnaldi, L'autore dice che, girando nei dintorni di Roma, ha potuto osservare 1.500 militari italiani che stavano giocando a baseball agli ordini di cinque ufficiali dell'YMCA. Questa è YMCA che torna di nuovo alla ribalta. La YMCA era un'organizzazione americana deputata al sostegno delle truppe nelle retrovie e si era posta come obiettivo quello di insegnare il baseball anche alle truppe italiane.